Namaste, ben ritrovati per un'altra sessione di Chair Yoga. Stavolta partiamo in piedi perché facciamo anche alcuni esercizi partendo in piedi. Lo squat con la sedia è molto utile anche per la postura e per gli allineamenti articolari. Quando vado indietro col sedere, sfioro il sedile della sedia e poi stringendo bene i glutei e espirando ritorno su. Questo è un ottimo modo per imparare a fare bene lo squat. Ovviamente dipende dall'altezza della tua sedia, quindi se non ce la fai a scendere così tanto, trova una sedia un pochino più alta, ma l'ideale sarebbe proprio portare le cosce fino almeno ad essere parallele alla terra per essere più efficace per i glutei, altrimenti lavora di più il quadricipite e un po' meno il gluteo. L'accosciata sarebbe proprio da andare giù, ma sempre mantenendo le gambe un po' aperte, le ginocchia in linea coi piedi per non sforzare il ginocchio, quindi tallone sempre bene a terra. Inspira, espira. Ricorda di fare sempre tanto movimento, soprattutto se l'età non è più giovanissima. Il chair yoga è fantastico perché con il supporto della sedia puoi comunque muovere il tuo corpo e anche diverse volte al giorno. Il trucco è quello di mantenere i muscoli sempre in movimento. E poi ritorno su, sciolgo, faccio un bel respiro, mi giro dall'altra parte, mi appoggio allo schienale o ai braccioli della sedia con la schiena piatta, le gambe parallele, ma abbastanza vicini i piedi per spostare il peso su un piede e sollevare una gamba. Espiro. Inspiro, espiro ginocchio al petto, inspiro, estendo dietro, piede flex. Collo sempre in linea, quindi spalle lontane dalle orecchie. 6, 7 e 8. Rimani su con la gamba in estensione, piccole contrazioni del gluteo, schiena ferma. E ora fletti ed estendi la gamba e il piede. E giù, da quella posizione, srotola, inspira, espira. Piccola marcia sul posto, sollevando i talloni alternati. E facciamo la sequenza dall'altra parte. Schiena piatta, bene l'appoggio delle mani, gamba su, distesa, piede flex, ginocchio al petto, inspiro, estendo, fletto, estendo. 3, espiro, 4, 5, 6, 7, 8, rimani su, piccole contrazioni del gluteo. Stai, solo fletti ed estendi 8 volte. Non collassare dall'altra parte, mantieni gli allineamenti. E otto e vai, ritorna giù. Da questa posizione allungati verso il basso con la schiena il più piatta possibile. Quindi scendi, scendi, scendi in appoggio sulla sedia, le gambe dritte se ce la fai, se no piegale un pochino. E poi sempre in appoggio con le mani, srotoli, schiena rotonda. Inspiri ed espiri. E ora ci giriamo di nuovo, apriamo un pochino di più le gambe, i piedi leggermente aperti rispetto alle ginocchia e di nuovo lo squat. Sfioro la sedia con i glutei, stringo bene, mi focalizzo sulla contrazione dei glutei e anche un po' dell'interno coscia, mantenendo però le ginocchia sempre allineate ai piedi. Ancora 4, forza e coraggio che si sentono bene questi begli esercizi. E ora rimani giù, ti appoggi, prendi un ginocchio, stretch, sciogli un po' la caviglia, stai.
e ti allunghi pian pianino fino a dove riesci. E cambio. Questa è una bella sessione, puoi rifare questo video altre 2 o 3 volte dopo aver fatto un po' di pausa, così da rassodare proprio bene bene i tuoi glutei. Puoi farlo anche tranquillamente la sera o dopo aver seguito uno degli altri miei video più globali di stretching o di yoga flow. Inspira, espira e buona prosecuzione del tuo allenamento, della tua giornata. Condividi il video con chi vuoi, metti un like e leggi le mie descrizioni. Namaste.